Ritrovarsi insieme per scambiarsi gli auguri e condividere il tema della misericordia, non solo come istituzione, ma come stile di vita. Questi i temi che hanno condiviso davvero tanti volontari e soci sostenitori all'incontro organizzato dalla Misericordia di Borgo a Mozzano. Gli onori di casa li ha fatti il governatore Gabriele Brunini, che ha ringraziato tutti i volontari e i componenti della Misericordia per l'attento e importante operato che viene svolto durante l'anno, guardando soprattutto al futuro, quindi ai giovani. Stasera la festa di auguri del 2016 credo che abbia testimoniato che tantissimi giovani stanno avvicinandosi alla Misericordia più che nel passato e potrebbero tentare davvero un'azione di trascinamento per i tanti giovani che finora non hanno avuto la passione, il coraggio, la buona volontà di avvicinarsi alla Misericordia per aiutare il prossimo. L'occasione è anche quella di fare gli auguri a tutti i volontari nostri, a tutti i volontari della provincia di Lucca, a tutti i volontari delle Misericordie dovunque sono e a tutti coloro che ogni giorno hanno bisogno dell'aiuto disinteressato, gratuito e caritatevole della nostra Misericordia. Dopo la proiezione di un video che ha riassunto l'attività del 2016, è arrivato il momento più importante della serata, quando sono stati presentati i giovani e nuovi volontari dell'associazione. Un segnale chiaro che guarda al futuro. Sin da piccolo sono stato affascinato, diciamo, dalle sirene dell'ambulanza. E da quando sono in Misericordia ho scoperto che non esistono solo quelle, ma anche il sociale. Il sociale è ad esempio il centro anziani che abbiamo noi in Misericordia o anche dare una mano alle persone bisognose. Buona festa!